La parola blend per noi ha un significato molto ricco e molto importante, una sorta di parola fondativa del dizionario Lavazza. La storia di questa azienda nasce intorno a questa attitudine, cioè la capacità di mischiare, di miscelare ingredienti diversi per una ricetta unica, e noi abbiamo scelto questa parola cercando di tradurla in un modo più aperto, più universale, anche più attuale. Parliamo di un compleanno importante, quello del 130° anno. L'intenzione era di non farlo retrospettivo, ma come nello spirito Lavazza, di farlo pensando al futuro. Nel caso di Omar, quello che però ci è piaciuto è la sua ricchezza di influenze. È sicuramente uno dei fotografi più promettenti della sua generazione, che ha sempre arricchito, nutrito, coltivato la sua vivida immaginazione, non solo con la fotografia, ma anche con la letteratura, con la storia, con sperimentazioni artistiche che vanno dal design tessile al collage, alla scrittura creativa. Quindi questo aspetto ci è piaciuto molto. E vedere al lavoro Omar ci ha rassicurato, abbiamo visto una sorta di blending artist, quindi con la sua capacità di mettere insieme elementi molto diversi, ma senza chiudersi in uno stile preciso e predefinito. Abbiamo immaginato la costruzione del calendario come una sorta di reunion, un affresco collettivo a più voci, voci molto diverse tra loro per quello che riguarda cultura, storia personale, riferimenti geografici, età, però voci che trovano esattamente il loro posto e la loro armonia all'interno di questo affresco ideale. Voci molto diverse, ma interessanti perché complementari. Il risultato che volevamo ottenere era questa sorta di immagine continua, senza filtri, senza barriere, con un'impostazione che per qualche verso sembra senza tempo, che però contemporaneamente ha un touch di modernità. In un momento in cui il mondo ci appare un po' più ostico, un po' più arido, spesso chiuso alle differenze, quindi l'invito a collaborare, condividere, coesistere, oggi ci sembra più che un desiderio, una necessità.